Ciao a tutti e a tutte, chiedo un feedback insomma per capire se mi sentite oppure no. Bene, sì, diciamo, lo slogan nulla sarà più come prima che sentiamo tante volte. Secondo me a noi non convince molto. Sicuramente l'emergenza coronavirus cambierà e sta cambiando molte cose, lo vediamo quotidianamente all'interno dei luoghi di lavoro in cui interveniamo. Però sicuramente cambieranno anche molto di più i comportamenti sociali, le abitudini. C'è la questione delle distanze sociali, sicuramente cambierà anche l'organizzazione, molto l'organizzazione del lavoro, non soltanto per quanto riguarda le distanze, ma anche l'introduzione delle nuove tecnologie, i processi di digitalizzazione sicuramente porteranno degli enormi stravolgimenti. Ciò nonostante, ritengo che, come dire, alcune questioni centrali che c'erano prima e che erano quelle fondamentali attorno alle quali noi organizziamo attività sindacale, cioè lo sfruttamento del lavoro principalmente, ma che per noi, come dire, non sono mai state disgiunte dal cercare di affrontare anche i temi della crisi ecologica e le questioni legate al razzismo e adesso sempre di più in maniera anche, come dire, nuova e problematica rispetto anche alla nostra composizione sociale, il tema del patriarcato e della violenza maschile sulle donne. Questi temi c'erano prima e c'erano dopo. Con l'emergenza coronavirus sicuramente, come dicevo, alcune cose cambieranno e cambieranno, aumenteranno più che altro, secondo noi, alcune tendenze che sono sicuramente quelle e si acuiranno, insomma, alcune tendenze, in primis quella delle disuguaglianze sociali e alcuni soggetti, insomma, saranno sempre più esposti alla povertà, ai ricatti e alla violenza sistemica. Per cui, da questo punto di vista, sicuramente, dal nostro punto di vista c'è la necessità di rivedere alcuni obiettivi e alcune strategie e anche alcuni modi proprio di porsi come sindacalisti anche nel rapporto all'interno dei luoghi di lavoro. Io credo che sicuramente dovranno essere rafforzati alcuni come dire, e rafforzati e direi anche presi molto più sul serio, ecco, qua anche sicuramente un elemento anche di autocritica, insomma, rispetto a quello che abbiamo fatto magari fino adesso. Cioè, alcuni obiettivi strategici devono essere presi più sul serio. Intendo innanzitutto la questione del reddito di base universale che diventa centrale in questa fase in cui sicuramente aumenterà la povertà, aumenteranno le persone disoccupate, aumenterà il ricatto sul luogo di lavoro. Però un reddito di base universale, come è stato già detto in tanti interventi, dovrà andare di pari passo ovviamente con il salario minimo, l'introduzione di ammortizzatori sociali unici e un ammortizzatore sociale unico e dignitoso, cioè che garantisca appieno lo stipendio, il salario e non come adesso che insomma chi è un po' avvezzo a queste cose sa che c'è una riduzione pesante, si parla di strumenti come la cassa integrazione, il FIS, eccetera, che riducono fino al 30-40% lo stipendio, insomma, di un lavoratore, di una lavoratrice. Ma anche sicuramente il tema della riduzione dell'orario di lavoro e ovviamente quello della tassazione, della fiscalità come strumento fondamentale per garantire queste misure.
Dicevo, obiettivi non nuovi, ma sicuramente che devono essere presi molto più sul serio, come devono essere sicuramente rafforzate e implementate alcuni interventi sociali tradizionali a difesa del reddito, perché ovviamente per noi è centrale sicuramente il reddito, un reddito di base inteso come trasferimento monetario, ma sicuramente non possiamo dimenticare che all'interno di un reddito, di una garanzia di reddito, ci devono stare anche l'accesso gratuito o, come dire, universale e a prezzi calmierati di determinati servizi. Penso alla casa, penso ai servizi sanitari che devono essere veramente gratuiti, l'accesso a servizi di base come alle utenze, acqua, luce, gas, ma anche all'accesso alle dotazioni tecnologiche, alle connessioni a internet che diventano sempre più fondamentali. E su questo dobbiamo ampliare sicuramente il nostro intervento e credo anche provare a costruire delle forme di coalizione sui territori con tutte le realtà e le organizzazioni che si muovono su questi temi, cercando anche forme nuove di interazione, visto che comunque non nascondiamoci, c'è un problema anche di militanza e di compagni e compagne che si dedicano all'intervento nel sindacalismo sociale. E poi credo che si debbano ovviamente rafforzare gli strumenti mutualistici, perché come è stato detto da chi mi ha preceduto, diventa fondamentale questo non soltanto per dare alcune risposte di base quando ovviamente l'intervento dello Stato o degli enti locali è insufficiente, ma anche fondamentale per costruire nuovi legami sociali e relazioni sempre più stabili. Mi avvio alla conclusione perché vedo Lorenzo che incute. sì, credo che comunque debba essere ripreso il tema di costruzione di processi di soggettivazione, in particolare da tutti quei soggetti che verranno fortemente colpiti da questa crisi o che saranno coinvolti dagli inevitabili e speriamo più rapidi possibili processi anche di trasformazione dell'economia e dei processi aziendali. Una sfida molto, molto complicata che ci interroga direttamente anche sulla questione dei linguaggi e su delle mo modalità con cui ci approcciamo come organizzazioni sindacali con lavoratori e le lavoratrici e con tutti i soggetti che sul territorio incontriamo. Dobbiamo assolutamente essere in grado di tradurre gli sforzi teorici, le analisi puntuali che siamo in grado di costruire anche in questi momenti in un linguaggio e in alcune pratiche che siano comprensibili velocemente e molto facilmente da chi magari non ha un bagaglio sia culturale sia linguistico tale da poter interagire con un linguaggio accademico o comunque un linguaggio di movimento che molto spesso, diciamo, parla più a noi che alla maggioranza delle persone. Grazie mille e grazie a tutti e a tutte.